In questi giorni, Sara Tomasi e Andrea Di Pre hanno annunciato l'intenzione di sposarsi a Las Vegas. Selvaggia Lucarelli, nel corso del suo programma radiofonico Stanza Selvaggia, ha raggiunto telefonicamente la showgirl per comprendere se si trattasse solo di una messa in scena o di una reale intenzione di fare il grande passo. L'intervista inizia con la Lucarelli che le chiede come stai. La Tomasi, però, risponde. Ciao, ti voglio scopo asterisco re, ci verresti con me su un'isola deserta? L'opinionista, allora, le chiede di confermare la notizia che la vede protagonista insieme a Di Pre. Sì, ci sposiamo il 24 maggio a Las Vegas. Poi ammette che è stato lui a convincerla a fare questa cosa e aggiunge. Dopo mi lascia e mi metto con Cruciani per esempio, così tu puoi venire con me e Cruciani e facciamo un trio. Non convinta dal tono di Sara Tomasi, Selvaggia Lucarelli ha espresso la propria preoccupazione per le sue condizioni. Ma per tutta risposta, la Tomasi ha replicato. Adesso ho anche un libro in uscita che ti farà invidia che si chiama Voglio fare la pornostar. Infine ha aggiunto. Sto andando a firmare un contratto per un nuovo reality. Un reality su Sky. Ancora non so che programma sia, ci devo parlare, mi hanno detto che hanno il contratto pronto, ma devono dirmi bene le tematiche. Non abbiamo fatto in tempo perché ho avuto mille impegni. Selvaggia allora l'ha messa in guardia. Sara, secondo me questo non è un appuntamento tanto vero. Ma lei ne sembrava convinta. Ma no, devo andare a Firenze da Renzi. Sempre più preoccupata, la Lucarelli le chiede dove sia suo padre, ma la Tomasi divaga. Asterisco asterisco i miei, vai da Dolce e Gabbana a nome mio che c'è un regalo. L'intervista termina qui. Selvaggia, poi, ha pubblicato le proprie impressioni su Facebook. Allora. Ieri ho chiamato Sara Tomasi in diretta radio per chiederle se quello del suo matrimonio con Di Pre era un teatrino scemo o realtà. Pubblico questa telefonata perché sia chiaro a tutti una cosa. Sara sta male, di nuovo. Molto male. Chiunque si approfitti di lei in questa fase, come chi la convinse a fare un film porno, non solo è una mera umana, ma rischia la galera. Ricordo che il produttore e il distributore del film porno si sono fatti la galera per abusi sessuali. Si tratta di abusare di una persona in condizioni psichiche infelici, per cui caro Di Pre, fai pure il film porno con Sara, ma sappi che rischi la galera pure tu. E te l'auguro vivamente. Chi se ne frega.